La matanza di foche in Norvegia sembra giunta al capolinea. A dare quello che sembra uno stop deciso alla tradizionale e brutale caccia di queste creature, il governo centrale, che ha tolto ossigeno ai cacciatori tagliando i fondi statali di settore. Il Parlamento di Oslo ha infatti eliminato il sussidio a loro destinato di ben 1,3 milioni di euro. Un sostegno che era divenuto cruciale per i cacciatori, dipendenti per l'80% dal sussidio, soprattutto dopo la messa al bando in Europa nel 2010 dei prodotti derivanti dalle foche. Il provvedimento, che di fatto congela gli interessi degli operatori di settore, secondo Geir Pollestad, presidente della Commissione parlamentare per il commercio e la pesca, contrario al taglio dei fondi, potrebbe di fatto rappresentare la fine della caccia, sebbene, tiene a precisare, non sia stato di fatto sancito un vero e proprio divieto a questa pratica. Applaudono intanto gli ambientalisti, in particolare gli attivisti della PETA, organizzazione promotrice proprio di una campagna contro l'uccisione delle foche, sul sito della quale compare anche un appello del famoso cantante Iggy Pop. «Ho visto molte cose brutte nella mia vita», dichiara, «ma pochissime tanto oscure come l'uccisione di cuccioli di foca, soltanto per la loro pelliccia».